Buonasera a tutti e ben ritrovati nel salotto di Bocca in Libreria, ricostruire senza sosta la speranza, la social TV della Libreria Bocca, col patrocinio del Comune di Milano. Oggi siamo a lunedì 28 dicembre. Ragazzi, ho recuperato Natale e Sant'Ambrogio perché oggi 9 dirette, ho veramente recuperato tutto il tempo. E ovviamente immancabile. Intanto ringrazio Daniele Pignatelli per essere ritornato nel salotto perché col primo collegamento lui era giù in Puglia, avevamo un po' di problemi. Ma mi fa sempre piacere essere affiancato dalla mia spalla destra, cioè visivamente a destra, ma poi in realtà la vedete a sinistra, che però devo bacchettare. Uè, fortunato. Ieri eravamo in collegamento col Messico, io parlavo del Brasile e non mi ha detto No, niente, sono proprio rincoglionito. dovevo non posso correggere gli errori del maestro. Ma quale maestro? Quale maestro? Va bene, Giorgio. Benissimo. Allora iniziamo con questa diretta. Grazie, Giorgio. Abbiamo qui avevamo già ospitato, ma purtroppo la diretta, non, come sapete, non siamo ancora perfetti in Italia per queste dirette. Non aveva funzionato bene, ma abbiamo di nuovo con noi un grande regista, Daniele Pignatelli. Chi si occupa di cinema e anche di videoarte lo conosce molto bene. E sono contento di averti qui con noi questa sera. Grazie Grazie. Daniele, Grazie a voi grazie. per l'invito, sono molto onorato. Ecco, sono anche molto contento che porti questa scritta Aria, Popular Group, perché abbiamo invitato qui uno dei personaggi protagonisti di Mariselli? questo. No, no, abbiamo invitato qui Paolo Tofani, Ah. 2 o 3 giorni fa, che ci ha fatto anche lui una bella, diciamo così, un bell'incontro è stato, ha ripercorso in 25 minuti un po' tutta la storia della musica, Cavolo. di ricerca, a partire E dagli anni 70. noi abbiamo Ecco. fatto delle riprese insieme agli Area, io e te, abbiamo fatto delle riprese insieme Esatto. agli Area, a Fariselli, a Tofani, proprio emozionanti. Certo. Direi che il tuo lavoro hai fatto tantissimo in questi anni di carriera. Il problema è presentare la tua documentazione perché hai lavorato in un sacco di produzioni di film e hai fatto anche diverse cose interessanti con tanti premi. Dei premi ne parliamo dopo. Invece vorrei arrivare subito al sodo presentando, vorrei che tu presentassi uno dei tuoi primi cortometraggi, di quelli diciamo così del 1996, dove hai avuto una menzione speciale anche al Festival del Cinema di Venezia. Sì. Il tuo corto è importante perché parla del disagio psichico e quindi un tema importante. Nel 96 parlare di questi temi anche con la videoarte non era cosa di tutti i giorni. Il film si chiama Amati Matti, non so se la regia può mandarci appunto Giorgio qualche immagine, ti pregherei di commentare. Daniele. Allora, sì, grazie. Ringrazio di questo ricordo bellissimo. Era il 1996, è stata una produzione grossa. Amati Matti perché è stato prodotto dall'Alto Verbano che ci ha affiancati con tutti i mezzi, abbiamo girato in 35 mm bianco e nero e come potete vedere il protagonista era Battiston, il grande Beppe Battiston con cui poi ho rilavorato dopo in un altro film di cui parleremo. E questo si nasce da una fondazione, la Fondazione Ligea, che si occupa proprio dei malati di un certo tipo di malattia mentale. E quindi abbiamo ricostruito un po' una giornata di uno di loro, interpretato da Battiston. Ho avuto qui dei collaboratori molto forti perché avevo la scenografia, Stefania Cella, che adesso ha appena preso l'Oscar, per la grande bellezza con Sorrentino, lavora a Hollywood, e la fotografia di Feira Chios, di Alessandro. È stato un film che comunque. È nato quasi su una sceneggiatura che avevo scritto insieme a un'altra sceneggiatrice, però poi quando siamo andati sui vari set, chiaramente lì vince sempre l'istinto. Io, il mio modo di lavorare è un po' questo qui, anche perché mischio il narrativo con l'arte e quindi lavoro spesso anche con animali o con la natura, per cui, come ben sappiamo. Tu puoi preparare tutto specificamente in una griglia di ferro, ma poi quello che succede è quello che poi cambierà le cose. E nel mio caso sono fortunato perché è sempre cambiato in meglio di quello che avevo in mente. Ecco, questo film qua è andato a Venezia, che per noi è stato incredibile. Abbiamo fatto un viaggio
io con la scenografa, con Stefania Cella, con Alessandro, abbiamo, dal Salento siamo andati direttamente al Festival di Venezia e abbiamo avuto l'onore di ricevere una menzione dalle mani del grande Gillo Pontecorvo. Non ti sento. Non ti sento. Fortunato, devi accenderti il microfono. Un film, dicevamo, sicuramente un film di interesse sociale, ma non ti sei fermato qui con i film sociali. Io ne ricorderò un altro, poi magari di qualcuno magari non abbiamo le immagini, però questo Terzo e Mondo, anche questo è un film Sì, importante. È un film, sì, parlamene pure. guarda, questo qui è una decina di anni dopo. C'era una specie di concorso di Amnesty International e io ero in Salento, nel Trullo, immerso nei pini marittimi e mi è venuta questa idea di questo dialogo poetico fra Terzo, che è un omino piccolino magro magro, interpretato dal grandissimo Chicco Salimbeni, che vive poeticamente all'interno di questo non luogo e che praticamente ogni giorno si nutre dei pinoli, di questa pigna che ogni giorno cade e si rigenera e rischia di cadere sulla Terza di Mondo, che invece è un omone grosso grosso, interpretato ancora una volta da Giuseppe Battiston, due cavalli di razza, li ho aspettati per poterli mettere assieme perché avevano vari impegni, e quando tu hai davanti degli attori così, non ce n'è per nessuno. Questo film l'abbiamo girato negli studios della Synthesis Film, del grande produttore Alberto Zabban, e con la supervisione del producer Marcello Noera e di Alessandra Lanza. E anche questo abbiamo girato in 35 mm a colori, come potete vedere, e l'abbiamo girato in una situazione teatrale, in un teatro di posa, dove le pareti, come vedete qui c'è un bosco in fondo con le nevi, che è disegnato, dipinto da mio fratello, le pareti erano fatte da questi teloni ferroviari sui quali Luca Pignatelli appunto dipinge da tanti anni. L'unico dipinto è quello lì, gli altri sono solo grezzi. Questo film è stato molto fortunato perché ha girato, ci ha portato al Torino Film Festival dove abbiamo preso un bel po' di premi, fra cui il Kodak European Award for New Talents che c'è a Cannes, al Festival di Cannes. Siamo stati a Mannheim, siamo stati in Alaska, in tutto il mondo, avrà preso una trentina di riconoscimenti. Anche qui la fotografia di Alessandro Feira-Chios, che collabora con me da sempre, e vedete quel bosco là in fondo. Adesso ve lo faccio, sono contento che si veda in queste immagini perché poi ci porterà a parlare di un altro film, del film successivo che è Opuan. Perché nel mio lavoro io ho fatto, mi definisco adesso non mi ricordo neanche come mi definisco. Beh, però, diciamo, però di come ti Mi definisci, ti vorrei fare una domanda, però, hanno definito. sì. Sì, dimmi, dimmi. Beh, poi ci dirai come ti definisci, però ci sono delle caratteristiche costanti in questi tuoi film. Per esempio, l'hai appena citata, tuo fratello, la neve, la famiglia e la neve e anche i cavalli di razza, no? Quindi diventano delle costanti in poetiche magari diverse, in ragionamenti diversi, perché per esempio il film che andiamo a vedere adesso, Hop, adesso stiamo vedendo un backstage di Hop 2, dove sei riuscito a fare un'operazione incredibile, a portare i cavalli all'interno di uno studio dell'artista Luca Pignatelli. E anche in questo caso c'è un senso di surrealismo che sconvolge perché la scena è surreale, il film ancora di più è surreale. Sì, guarda, questo film, fra l'altro, in questo momento proprio, da novembre fino alla fine gennaio, purtroppo col Covid è chiuso, è all'Istituto Nazionale della Grafica, perché c'è un omaggio a Piranesi e loro che hanno acquisito ai tempi il film, quando l'abbiamo esposto all'Istituto Nazionale della Grafica, è stato acquisito dall'Istituto col MIBAC e adesso inseriranno in questo videolibro che uscirà per i 300 anni di Piranesi. Ci sarà dentro tutto il nostro film anche. Quindi questo qui è un grande onore, un grande privilegio per noi. Diciamo sì, questo film qua come nasce? Come sempre, le idee sono nell'aria, bisogna meritarsene. Un giorno ero in studio di mio fratello che ha vari soggetti, stava dipingendo dei cavalli, come spesso fa con la biga, di solito sono bianchi questi cavalli, e mi è venuto in mente, proprio mi è arrivata l'idea, portare un cavallo all'interno dello studio di un artista alle ricerche delle proprie origini. E proprio come ti dicevo prima, quanto l'istinto conta in queste cose. Chiaramente, subito con i produttori,
che sono Max Brun di Art and Vibes e Guido Cella di Collateral Film, abbiamo iniziato a fare un casting di cavalli, perché dovevamo trovare un cavallo bianco da portare in studio. E guardando i cavalli, a un certo punto vedo questa cavalla da tiro nera, Vigon, e me ne innamoro, colpo di fulmine. Quindi già subito un cavallo bianco che diventa nero, per dirti com'è l'istinto. Eccola qua, Vigon. E mi sono innamorato di lei, e lei è stata grandiosa quando è entrata in studio. Fra l'altro, si è piazzata in un posto e non si voleva muovere da lì, e questo mi ha costretto, a proposito del cambiamenti che si fanno all'ultimo momento, a variare il movimento di macchina che avevo in mente, molto lungo all'inizio. L'ho dovuto cambiare, e come sempre succede quando lavori nella purezza e nella natura, il movimento che Vigor mi ha costretto a fare era più bello e più potente di quello che avevo in mente. Ecco, questo Hop 2 è preceduto da un altro corto che si chiamava Hop 1, anche questo. Spero che si riesca a vedere, chiedo quindi a Giorgio di mandare anche in onda questo, perché Hop 1 è interessante e in questo caso non c'è una cavalla, ma No, bensì. no, aspetta a dirlo. Ecco, da quello che volevo dire è Sì. questo: per chiudere Hop 2, fra l'altro ha preso un premio importante al Rochester International Film Festival a New York per artistry e eccellenza nelle riprese, quindi siamo stati molto fortunati e onorati. È un film che ha girato parecchio. Chiaramente, se c'è un Hop 2, prima c'era un Hop 1. Come nasce Hop 1? Non so se vi ricordate adesso, abbiamo appena visto prima Terzo e Mondo. In Terzo e Mondo c'era questo bosco dipinto da Luca innevato. Ecco, poi quel bosco lì enorme mi è rimasto, e dopo qualche anno ho detto: perché non portiamo questo bosco dipinto in un bosco vero? Ho chiamato il produttore Max Brun di Art and Vibes, che insieme a Wind Tales e alla Mercurio Cinematografica mi ha portato a Grazzano Visconti, nel parco dove stava Luchino Visconti ai tempi. Noi abbiamo illuminato questo bosco di notte sotto controllo, con le luci sempre di Alessandro Ferracchios. Abbiamo illuminato questo bosco a nostro piacimento. Abbiamo portato le opere di Luca all'interno del bosco, che raccontano in un piano sequenza di 7 minuti una guerra in corso che lentamente, ma inesorabilmente, attraverso le opere di Luca, si trasforma in una festa paesana. Non ci sono umani in questo film. C'è un sound design straordinario fatto con Francesco Vitaloni della Sing Sing Studio. Il sound è un elemento su quale lavoriamo sempre moltissimo. E ecco, vedete qui le immagini di questi bengala che vengono lanciati dagli aerei, una roba. Abbiamo messo in piedi una bella operazione. L'unico che assiste alla fine davanti a un quadro di Luca, che all'inizio ha un bombardiere e alla fine non ce l'ha più, doveva essere un lupo, ma poi quando sono andato a Grazzano Visconti, nella tenuta lì che c'è a Grazzano, mi hanno presentato, adesso, come si chiamava? Mi sembra Franco, un asino bellissimo. E allora abbiamo deciso Ho deciso al momento, ho sostituito, al posto di mettere un lupo, c'è un asino che assiste a questo cambiamento di una guerra che si trasforma in una festa. Abbiamo fatto 5 take, perché sui piani sequenza, poi questa qui era una macchina a mano che partiva da un braccio altissimo, un dolly che andava su a 8 metri, poi scendeva, e poi l'operatore, che era sempre Alessandro Ferracchios, seguito da me, entrava nel bosco di notte. E come potete vedere, è un film dove abbiamo filmato il nero della notte proprio, ed è un qualcosa che viene concesso a noi filmmaker quando collabori con dei produttori ispirati, perché nessuno, quando gli dici: guarda, filmeremo la metà del film sarà nera, puoi immaginare cosa ti dice un produttore. Va bene, guarda, vieni quando c'è una storia un po' più chiara, magari. Ecco. E questo qui è stato, anche questo è stato al Torino Film Festival, e ha girato un po' di festival anche lui, perché comunque sai, questo tipo di film qui, che sono fra il narrativo e la videoarte, attirano molto l'attenzione. Fra l'altro, questo Hop 1 è stato notato da Achille Bonito Oliva, che lo prese e lo portò. C'era una mostra importante di Luca a Napoli, al Museo Archeologico, e prima al Teatro India di Roma c'era una quadreria di Luca Pignatelli e veniva proiettato il nostro film. E lui lo definì un modo nuovo di parlare di arte contemporanea, perché i quadri non sono esposti, ma raccontano quello che sta accadendo.
ecco qui l'unico testimone. Hai visto l'asino? Era lì? Sì. Ecco. Ecco, che volevo chiederti quanto sono importanti questi concorsi internazionali. Tu avrai vinto almeno un centinaio di premi alla fine, se non Ma guarda, quasi, più o meno, sì, in tutto il numero, sì, mondo. abbiamo girato dappertutto. Ma sai, per noi filmmaker indipendenti, per noi registi indipendenti, per noi che facciamo cinema indipendente, è fondamentale per farsi conoscere e per far sì che, perché più viene visto nei festival e più acquista notorietà e più viene richiesto da altri festival o addirittura per delle mostre o per dei musei, per delle esposizioni, per delle fiere. Quindi è il motore di questo tipo di film qua sono i festival in primis. Soprattutto adesso che le sale sono chiuse, i set sono bloccati, i festival sono l'unica cosa che rimane, nel senso che grazie al web vengono fatti anche dei festival virtuali che sono allo stesso livello, chiaramente non c'è la presenza, ma c'è la presenza via web e racimolano un pubblico ancora più vasto. Quindi questi film qua vengono visti da migliaia, migliaia, migliaia di persone. Sì. Questo per chi fa il nostro mestiere è fondamentale. Poi oggi che l'attenzione si concentra in pochi minuti, questi cortometraggi sono significativi. Oggi Sì. tutti vogliono delle storie molto ristrette, i cellulari, il web ci hanno praticamente costretto in parte, per cui per i giovani oggi non è una costrizione, ma per noi che eravamo abituati a Rossello Ara, oggi a Certo. vedere dei Ma film guarda, così. guarda, per me la lunghezza di un film, ed è una cosa che mi sono guadagnato, nel senso io ho rinunciato a molte cose per ottenerne altre, per crearmi un mondo creativo nel quale vivo abbastanza bene, perché le regole mi sono sempre state un po' strette, sono un pensatore libero. E allora per me un film dura quello che deve durare, però a seconda della durata, indipendentemente se è un lungometraggio, un cortometraggio, un documentario, videoarte, e parlato, muto, solo musicato, quello che per me è fondamentale e che ho cercato di raccontare è avere qualcosa da dire. Se tu non hai qualcosa da dire, non sprecare pellicola, nel senso, questo qui è un bellissimo mestiere, può diventare, se non hai niente da dire o se hai qualcosa da dire ma non troppo, può diventare un bellissimo mestiere che dei grandissimi professionisti fanno con gli stessi mezzi con cui gli indipendenti fanno questa roba qua, per esempio la pubblicità. Ecco, allora voglio dire, Sì. dove ci sono anche spesso delle cose creative molto interessanti che sono al limite della videoarte o del cortometraggio. Però in generale io anche all'Accademia, quando avevo tenuto un po' di seminari all'Accademia dell'Università, questo io ho detto ai giovani filmmaker che sono le immagini del futuro. Dovete avere qualcosa da dire, se no è meglio state fermi. Finché non vi arriva, non acchiappate l'idea che è nell'aria, che vi dovete meritare, state tranquilli, scrivete, 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 allenatevi, fate i video musicali che sono una palestra straordinaria. Perché puoi raccontare delle piccole storie. Certo, Ecco. Daniele, volevo anche parlare di quel film che non è ancora uscito, che invece è importante, anche questo dedicato al sociale, che ne abbiamo parlato l'altra volta, ma purtroppo la connessione non era perfetta. Vorrei che tu mi raccontassi di questo film che hai girato con i carcerati di Opera e dove è stato coinvolto Ah, anche giusto, Papa giusto. Francesco, no? Sì. Beh, questo qui adesso, guarda, fai bene a dirlo perché questo è un film che ho iniziato nell'ottobre del 2015. E l'ho finito l'anno scorso e adesso finalmente in post-produzione dovrebbe uscire nel 2021, però quello è un film che ha bisogno delle sale, quindi aspetteremo questa cosa qui così. Una storia senza precedenti, nel senso che proprio il 15 ottobre, quando io entrai nel laboratorio del carcere di Opera, entrai perché c'erano tre detenuti, Cristiano, Giuseppe e Ciro. Due sono due ergastolani, fine pena mai per omicidio e associazione mafiosa, che già solo quella è ergastolo. E Cristiano invece per omicidio uscirà nel 2031. Sono stati scelti per un percorso che hanno fatto loro spirituale su 1300 detenuti per mettere in piedi un laboratorio all'interno del carcere dove con le loro mani, un tempo sporche di sangue, producono artigianalmente le ostie, ostie che vengono poi mandate in tutto il mondo. E diventano il corpo di Cristo, quindi è una storia pazzesca, io non potevo non raccontarla. Cosa succede? Che durante l'anno del giubileo 2016
loro spediscono a gennaio 10.000 ostie a San Pietro, al Papa, per il giubileo dei migranti, che non è un caso, perché infatti poi questo film qua, io l'ho finito a Lampedusa con i migranti, e il Papa, non lo sapevamo, all'Angelus li ha ringraziati pubblicamente, all'Angelus, e quindi da quel momento sono arrivati ordini da tutto il mondo per milioni di ostie. Non e voi solo, eravate lì a riprendere mentre tutto, succedeva abbiamo, questo. Noi abbiamo ripreso tutto. Questo è un film che nasce dalla pancia, cioè devi stare lì, devi essere presente. E cosa succede? Che a un certo punto, il 9 aprile, dopo Ciro è dentro da 25 anni, Giuseppe è dentro da 24 anni, l'altro è dentro da 13 anni, con dei permessi speciali sotto scorta, vengono accompagnati a San Pietro e abbracciano il Papa. Vedi tu, è una storia pazzesca, una storia pazzesca. Ma è fantastico che i film possano raccontare anche queste, guarda, queste, ne approfitto queste storie. Ne approfitto per ringraziare il mio operatore che è stato con me tutto il tempo, perché si è stati 2 anni e mezzo di riprese, Riccardo Gaglio, che adesso vive in Giappone, e il montatore mio di sempre, mio editor, che è Mattia Seregni, con cui fra l'altro ho fatto questo e ho fatto anche il prossimo film di cui parliamo. Che... Sì, sì, il prossimo film di cui parliamo, anche questo è particolare perché lo hai fatto durante il Covid, quindi sì. Anche questo qui è particolarissimo, si chiama Nuovo Cinema Paravirus, raccontaci un po' che particolarità ha, e poi dove possiamo anche poi vederlo questo film, quando? No, allora, il film si chiama Nuovo Cinema Paravirus, e nasce in lockdown. Io l'ho iniziato le riprese quando mi è arrivata l'idea, il 19 marzo, quindi in pieno lockdown. E come dicevo, le idee arrivano all'improvviso. Mi avevano contattato per fare uno di quei film collettivi, al quale ho partecipato, ma poi le mie immagini non sono passate. E quella sera stavo guardando, chiuso in casa come tutti, mi stavo guardando il bellissimo e fondamentale documentario di quel libro fondamentale che è l'intervista di Truffaut a Hitchcock, no? Il cinema secondo Hitchcock. Hanno fatto un documentario che non avevo visto, molto bello. A un certo punto fanno vedere una scena di Vertigo, La donna che visse due volte, dove c'è Kim Novak che esce dal bagno della casa di James Stewart, vestita e truccata come lui desiderava per La donna che visse due volte. Quando si avvicina e stanno per baciarsi, ho messo in pausa. E lì mi è venuta l'idea, il virus è entrato anche nei film e impedisce anche lì i contatti umani. Da lì è nato un nuovo cinema paravirus. Allora cosa ho fatto? Intanto la cosa bellissima per me è che questo film mi ha permesso di non accorgermi del lockdown, perché mi ha tenuto, ho costruito 19 mini set scenografici, ho trattato 19 registi, 14 registi, 19 film e 43 attori per un cast senza precedenti, perché quando lo vedrete vi renderete conto. Non solo, poi, come succede quando fai questi film qua, il film è stato prodotto da mio fratello Luca Pignatelli, sua moglie Maria, con la Studio Verbano 8 Milano, e grazie a questo intervento, quando fai questo tipo di film che nascono... nell'arte, nella bellezza, nella poesia, nella purezza, per una serie di magie siamo riusciti a contattare Maria Pia Di Meo, una delle più grandi doppiatrici della storia del cinema italiano, la voce storica di Mary Streep, Jane Fonda, Barbara Streisand, Shirley MacLaine, Bibi Anderson. Quando lei ha visto il film, ha detto assolutamente, ha risposto con entusiasmo, quando ci ha sentito al telefono, chiaramente era come essere al telefono con Mary Streep, perché la sua voce è quella lì, e la cosa incredibile è che lei mi ha fatto notare, fa: guarda che io ci sono già nel tuo film, perché la voce di Bibi Anderson e quella di Gina Rolands e quella anche di Meryl Streep, che è una scena del cacciatore, è la mia, era la tua, quindi è incredibile questo. Allora abbiamo fatto in remoto con Roma, lei è andata nel suo studio di registrazione preferito e abbiamo fatto i take, poi ho montato in remoto sempre con Mattia Seregni, che è un grandissimo, e ho affidato la musica alle mani poetiche di soundtrack originale di Caballà, che con gli arrangiamenti di Antonio Vasta ha composto una colonna sonora straordinaria che mi emoziona tuttora. E questo è un piccolo film, perché è un film che dura 5 minuti e 32 secondi, però ha iniziato subito un giro di festival a novembre, il primo festival in cui siamo andati, che è in Florida, al 35esimo Fort Lauderdale International Film Festival. Lui
ha subito preso il premio il Best College Short Award, cioè quello dei college americani, del bacino di utenza degli studenti americani, che è enorme, quindi per noi è un grande onore. Poi è stato in due festival già a Londra, sempre a novembre, è stato in Messico a Hidalgo International Film Festival, e poi abbiamo avuto due nomination, una a Bollywood International Film Festival, Bollywood. Bollywood in India, a Mumbai, e un'altra nomination al quinto International Science Film Festival New Delhi. E da ieri è in concorso in Iran adesso ed è finalista. Poi ci saranno altri festival dopo, però insomma è un film che sta, perché insomma la sinossi è: i cinema sono chiusi, i set sono bloccati e il cinema non può creare più nuovi sogni. Quindi scrive una videolettera, manda una videolettera a noi umani. Ecco, questa l'idea è stata questa qua. Ecco, Senti. e No, sì, dimmi. senti, volevo farti una domanda perché poi vedo che c'è già Giorgio che scalpita anche lui per le sue domande, ma una vorrei fartela. La neve. Più volte la neve cade nei tuoi film, nella parte finale. Perché la neve? Che cos'è la neve Vabbè, simbolicamente? che anche oggi, come potete vedere fuori dalla Nevica. finestra, nel nostro film in lockdown ha nevicato. Allora, la neve per me è un elemento importante che c'è in quasi tutti i miei film, ma nasce spontaneamente, nasce da ricordi di infanzia, e per me è un elemento che, magico, chiaramente, non solo per me, lo è per molti, per tutti, magico e poetico, che mi dà la sensazione di ripulire tutto, di creare un nuovo inizio, una nuova speranza. Guarda che non è una combinazione che ieri, che il 27, sono iniziati i vaccini e la stessa notte è iniziato a nevicare per pulire tutto questo anno che è andato in malora per questo virus. Strana coincidenza, davvero. Non sono coincidenze, qui si creano delle forze sciamaniche che fanno molto parte del mio lavoro, eh? Sì, Ecco, sì. tra l'altro mi ha scritto una recensione bellissima, un grande scrittore e giornalista, Mario Gerosa, dove proprio parla della magia che c'è nel mio film, ma che c'è nell'aria quando si lavora non costretti da paletti o da produttori che spesso non pensano ad altro che un'altra cosa che non è la poesia. Bene, Giorgio. Allora, Daniele, io ti ho conosciuto circa 30 anni fa in tempi non sospetti. Sapevo che tu saresti diventato un regista e sono veramente felice che tu sia diventato un grande regista. Adesso non Soprattutto, esageriamo. no, ma un grande regista nel senso, ma poi artistico, nel senso che sei nel versante dell'arte, hai abbracciato poi anche le opere, le arti di tuo fratello. Allora, una domanda un po' spiritosa, ma sto cavallo che è rimasto nello studio di tuo fratello, che è una sorta di hangar, per dare anche l'idea di quanto è grande, che io ho visto diverse volte, quante ore c'è rimasto lì dentro sto cavallo? Ma è entrato al mattino, è entrata al mattino, perché si chiama Vigon, e lei è olandese, e quel momento lì è indimenticabile, si vede nel backstage, c'era anche mio figlio Tommaso Olmo, c'erano i miei nipoti, C'ero c'era anche anch'io, Fortunato, sì, eh. assolutamente. È stato un momento, sai, perché una cosa è quando hai l'idea, ma come sempre per noi che facciamo questo mestiere, quando tu scrivi un'idea o una sceneggiatura, poi dopo quando vai sul set è lì che esplode tutto. Qui vedere questa cavalla da tiro che non è uno scherzo, cioè che entra nello studio e si va a piazzare in un punto preciso, lei è stata bravissima, ha fatto tutto quello che abbiamo chiesto più o meno, chiaramente nella sua libertà, seguendo il suo istinto, ma so che Fortunato ha visto più volte il film dove ci sono anche queste riproduzioni di Piranesi. È incredibile come lei vada proprio a vedere le opere, lei va a finire nell'angolo dove ci sono le tele di Luca con i cavalli bianchi con la biga, e lì inizia a nevicare, e lì inizia a nevicare. È come in uno specchio, si è riconosciuta come in uno specchio quella Come in uno cavalla. specchio, bravo. Sì. Lei si è innervosita solo in un momento perché, che io non me l'aveva neanche chiesto, per far luccicare il manto. Gli hanno spruzzato una cosa sul manto, allora lì si è innervosita, poi ha aspettato le fine delle riprese, quando è finita tutta la giornata, non aveva fatto niente, ha fatto la pipì. Una grande attrice, davvero. Quindi, Sì.
Non si può dire merda, merda, merda come succedeva fuori nei teatri nell'Ottocento. Ma ascoltami, ascoltami un secondo. Magari più avanti dovresti fare anche un film sul genere della vostra famiglia, perché ricordiamo che tu da cotanto padre Ercole, fratello Luca, tu Daniele, che poi tu tra l'altro sei il più grande, mi hai detto l'ultima volta, ci sono 2 anni di differenza tra te e Luca, e poi c'è No, Francesco. Siete una famiglia di... un anno e mezzo, non mi invecchiare troppo. Ecco, un anno Due a Madonna, un anno e mezzo, anche tra me e mio fratello, 1 anno e 9 mesi. Bravo. No, ma io questo film di cui tu stai parlando, io l'ho già iniziato 30 anni fa, cioè io riprendo da una vita mio padre e i miei fratelli, quindi ho documentato tutto, dalle Biennali di Venezia, alle mostre più importanti, figurati che con nostro padre abbiamo fatto un'operazione che si chiama We Are Family, che è solo perché siamo suoi figli, perché sennò col cavolo l'avrebbe fatto. Abbiamo fatto non so quante centinaia di giorni di riprese in studio e abbiamo fatto un corso online di pittura con un vero artista, cioè 57 ore di montato, per dirti. Ecco. No, perché siete geniali, tra l'altro un genio di famiglia, perché non è che sei tu o uno dei tre, tutti e tre col padre che comunque vi ha. Quindi è molto bella anche Aggiungiamo anche questa. un ultimo figlio, forse è meglio che glielo Eh racconti, Daniele, raccontagli un sì. po' cosa Però succede. io parlo per i miei figli, poi ci sono anche i miei nipoti, ma i miei figli, uno è Tommaso Olmo che ha 16 anni e suona la chitarra classica da quando ne ha 5 e adesso ha iniziato a comporre anche delle canzoni, insomma, e è seguito da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro adesso, a cui è interessato. Però poi Allora. vedremo, vediamo cosa succede. L'altro che ha 8 anni, non dico, è uno scrittore, lui fra l'altro, scusami, sono dimenticato, in Nuovo Cinema Paravirus. In italiano abbiamo la più grande doppiatrice, ma nelle versioni in inglese io ho mandato mio figlio di 8 anni in sala di registrazione a Londra, perché lui è nato e vive a Londra, e ha fatto un lavoro egregio e c'è la versione in inglese con la sua voce. Chiaramente, per dirti che tipo è, quando io man mano montavo con Mattia Sereni e li mandavo da vedere, quando ha sentito con la sua voce fa molto bello, papà, però alla fine devi mettere voice over Filippo Acchi Mi Pignatelli. sembra giusto, mi Ma sembra certo. giusto. Quindi No, comunque. aspetta, l'ultima parola volevo solo dirti, ha pubblicato quest'anno il suo primo libro pubblicato, perché ne ha già scritto una decina, lui a 8 anni ha scritto un libro di 50 pagine che si intitola The Year I Married, cioè l'anno in cui mi sono sposata, ed è la storia inventata da lui di una ragazza di 29 anni che ricorda il suo primo matrimonio. E lui, gli ho detto, ma scusami Filippo, come fa a venirti in mente una cosa del genere? E fa, perché io, lui, noi lo sappiamo, 2 anni fa si è sposato con Alice a 6 anni e allora si è ricordato le emozioni che aveva provato lei, per Beh, dirti. ma digli anche a livello di vendite dove è arrivato sto bambino. Ah sì, adesso sono arrivati perché è stato pubblicato da Amazon e quindi dividono al 50%, ha venduto qualche centinaio di copie, gli stanno iniziando ad arrivare un po' di pound. Fantastico, fantastico. No, capisco perfettamente perché anche mia figlia a 6 anni ha scritto un libro che addirittura non ha trovato un editore, ma poi l'editore ha chiesto l'illustrazione della mamma, lei non vuole, adesso nonostante l'ho Vabbè, ma scritto 6 anni fa, sta aspettando ancora. è Ma lo stesso per ascolta. te, Giorgio, perché la vostra è una famiglia, siete figli d'arte, tutto. Guarda a vedere dietro lì cosa c'hai di libri, dal 1700, vedi un po' tu. Ascolta, per essere un po' ironici, mi viene in mente quell'immagine che hanno mandato della regina Elisabetta che ormai c'ha 100 anni, che ha preso l'antivirus, il vaccino per il Covid e praticamente gli è ritornata la giovinezza. Non so se l'avete vista. Voi No. dovreste andarvi a far prelevare un po' di DNA perché veramente avete il gene dell'arte, questo è Adesso, sicuro. comunque non sono tutte rose e fiori, perché No, beh, certo, è normale. passa dei momenti anche dei momenti abbastanza importanti, perché sai, tu lo sai perché la tua è una libreria d'arte, Fortunato che è direttore anche del centro della Fondazione Pistoletto e che segue l'arte da sempre. Curatore, non direttore, curatore. Sapete che cosa vuol dire vendere un quadro? Ecco. Ma soprattutto la cosa bella è saper affrontare i momenti difficili. Dato che noi nelle nostre tipo di attività di momenti difficili sono quotidiani, il bello è venirne fuori. Il bello è venirne fuori. Bravo, bravo, esatto. Daniele, grazie mille. E come sempre, Fortunato, tu sei un maître straordinario.
Concluderei con questo. Diamo l'indirizzo di Vimeo dove potete vedere Ah sì? dall'intero tutti i cortometraggi, scrivendo Daniele Pignatelli su Vimeo, che vi abbiamo mostrato in velocità. E questo Vimeo, sarà questo proprio. sicuramente un bel regalo anche per il Capodanno e Sì, per ce ne queste sono un po' e feste. sono molto belli veramente. C'è anche quello Sì. dell'acqua che è straordinario. Allora, vi ringrazio veramente, è stato un piacere. A presto, amici, buon anno. Ciao, Ciao, grazie Daniela, buon grazie. A anno. presto.